Appena finito di registrare un video, quindi ne volevo approfittare perché da un po' che non ne faccio uno per fare un video sui raccomandati del periodo, dell'ultimo periodo. Allora, i prodotti sono diversi, quindi comincio subito. Comincio subito con cosa? Comincio subito con... Non so se l'ho fatto vedere, comunque aggiungo anche questo che non so se... Se, no, non credo di averlo fatto vedere, ogni tanto mi confondo. Allora, questo, forse questo l'ho fatto vedere. Comunque, sono due creme che più o meno la loro funzione è molto simile. Allora, questa è la Golden Cream, la crema corpo illuminante di Deborah. Questa invece è la Magica BB Corpo Plus di Collistar. Allora, quali sono le differenze? Devo dire che entrambe fanno un ottimo lavoro per ciò che riguarda dare un po' di colore, soprattutto appunto per chi è no, bianca come me, magari vuole un po' di colore per una serata. Questa la preferisco ad esempio di sera perché appunto lascia anche un po' illumina, dà luminosità alla pelle, quindi quello shimmer ma molto 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 leggero. Però qual è il mio problema? Il mio problema è che le ho provate entrambe e non sono no transfer, quindi bisogna stare attenti appunto a non strofinarsi troppo, quindi ci tenevo a dire questa cosa, però entrambe sono degli ottimi prodotti, questo probabilmente più da sera, questo durante il giorno, magari sulle gambe per dare un po' di colore alle gambe, però state attente per ciò che riguarda appunto strofinarsi un po' troppo, per appunto non rischiare, per evitare di rischiare, per evitare di macchiarsi, ecco, continuiamo con due prodotti che non credo che siano venduti in Italia, però come al solito ormai è veramente difficile, soprattutto con tanti prodotti che arrivano attraverso la Gran Bretagna, non è, magari arrivano, li vendono in Gran Bretagna, non lo so, comunque ci tenevo a parlarvene perché è un brand che... Piace molto, almeno questo è il vibe che ho ogni volta che magari seguo la loro pagina, Instagram. Il brand è Pacifica e ho preso questi due prodotti, ho comprato questi due prodotti. Ve li volevo fare vedere perché. Allora, innanzitutto, questa è la crema con la protezione, la protezione 30, è una crema resistente all'acqua, qui dice per 80 minuti. È una protezione solare minerale, 100% vegana, cruelty free, contiene acqua di cocco e caffeina, quindi non solo appunto va a proteggere la pelle, ma anche a risvegliarla, un po' come il primer di Too Faced, però questo appunto ha anche altre cose. Una cosa che non mi piace di questo prodotto è che lascia la patina bianca, quindi che cosa faccio io? Io la uso proprio quando so che devo andare, scusatemi, scusate, quando so che devo andare o a mare o in piscina e quindi vabbè, non mi interessa niente, comunque se ho la patina bianca, se sembra ancora più fantasma di quello che sono. Questo invece io lo trovo molto carino, anche sì, uno di quei prodotti diversi, innovativi, perché? Perché non solo, anche questo contiene acqua di cocco ed è spray, quindi molto facile da usare, ed è uno spray, ve lo sapete, quegli spray che sono orrendi perché no, ti lanciano questo spruzzo che poi arriva magari più grosso da una parte e niente dall'altra. Questo è uno spray di quelli... come si dice? Mi avete capito, no? Più uniformi, no? È molto uniforme come spray, quindi riesce a coprire una zona del corpo più ampia, non rimane solamente, no, non lascia queste chiazze. E la cosa che mi piace tanto è colorato, quindi... Quando lo spruzzate, potete anche massaggiarlo leggermente, e lascia questo un po' di colore, no? Che è sempre carino appunto per chi magari dice no, non voglio andare in spiaggia perché sono bianchissima, però non voglio mettere, no, il
magari la BB cream colorata, puoi mettere la protezione. Questo ha tutto, quindi una spruzzata e via. Parliamo di un altro prodotto. Questo è un prodotto Deborah. Lo so, fa un po' schifo, ho conservato i calzini, però volevo farveli vedere, perché mi piace tanto. Allora, che cos'è? La maschera piedi idratante, la maschera piedi che si infila. Io cosa faccio? La uso lì. Allora, innanzitutto sono appunto dei calzini. Sono dei calzini con all'interno questa lozione, quindi molto nutriente per i piedi. Se poi avete problemi dei piedi come me, insomma, che devo sempre stare lì ad applicare creme, questa è perfetta. C'è anche lo scotch per mantenere, per fissare bene questo calzino che è in plastica. Io cosa faccio? Lo infilo e poi metto su i miei calzini, quelli più spessi, quelli che magari uso di solito in aereo, appunto servono anche per camminare qui a casa, e li tengo su per un'oretta. Qui dice di usarlo per 15-20 minuti, io lo uso per un'ora e devo dire che il risultato è davvero molto buono. Continuiamo con un altro prodotto Collistar. Io non so se vi avevo fatto vedere, non penso di avervi fatto vedere questo qui, vero? Che è praticamente il massaggiatore con le capsule anticellulite azione urto. Allora, questo praticamente serve per, no, che è facile da usare, per massaggiare, no, dove avete appunto la cellulite, per stimolare la circolazione. Però state attenti perché questi si staccano. L'ho scoperto perché i miei figli hanno iniziato a staccarli, quindi prestate attenzione, soprattutto se avete magari bambini piccoli. Comunque sì, questo mi è arrivato un messaggio. Sì, questo appunto serve per massaggiare e preparare la pelle all'applicazione delle capsule. Io le ho finite, come potete vedere, non ci sono più. Mi piacciono innanzitutto il fatto appunto che siano queste dosi monouso, quindi facili, sono sigillate, quindi igienico, le puoi portare appunto con te se viaggi. È una di queste capsule, mi serve appunto, va bene per un'applicazione. Io devo dire che la applico in diverse parti del corpo perché la cellulite è ovunque. Volevo farvi vedere questi prodotti che credo siano una novità di Yes2. Un tempo c'era Yes2 Carrots, adesso c'è Yes2 Tomatoes, Yes2 Coconut, Yes2 Grapefruit, Yes2 Cucumber, tutti. Comunque, questi sono carinissimi e comodissimi da portare in viaggio. Perché? Allora, ogni frutto, ogni verdura ha una funzione diversa. Nel senso che, ad esempio, questo al cocco è per le labbra, nel senso che lo scrub è la maschera, il patch da applicare sulle labbra. Poi questo al pompelmo è per ricco di vitamina C, per minimizzare i pori, quindi ha lo scrub e poi ha il peel. Questo qui non sono carinissimi. Questo invece è Yes2 Cucumbers, quindi cetrioli dedicato al contorno occhi. Questo ha quindi ci sono due maschere, una per le borse ed una per le occhiaie, ed infine quello al pomodoro che è dedicato ai punti neri sul naso, quindi ha questo aggeggino che ancora non ho capito bene come funziona, ma credo che sia al carbone. Sì, c'è scritto charcoal, che è questo qui che serve per pulire, e poi c'è il cerotto nero. Ma allora perché dicono Yes2 Tomatoes se poi c'è il carbone? Non lo capisco. Ah, perché contiene estratti di pomodoro e ovviamente carbone.
il mistero risolto. Un prodotto, velocemente, Dermacol, questo balsamo per labbra non mi è piaciuto affatto. È uno di quei balsami per labbra che sì, all'inizio sembra, no, l'odore è buono, lo applichi, però molto velocemente, insomma, trovo che la funzione idratante sia minima e alla fine sì, insomma, l'ho usato un paio di volte, poi non lo uso più. Comunque volevo appunto dirvi questa cosa perché l'ho messo tra le cose di cui parlarvi. Questa crema ha un profumo, allora, molti di voi la conosceranno, io non conoscevo questo brand, questo me l'ha regalato la mia amica Alice, che ha una bioprofumeria a Caltanissetta, magari vi scrivo qui sotto il nome della bioprofumeria, anche un negozio online, quindi trovate qui sotto le informazioni. Io non conoscevo questo brand, molti diranno come no, si chiama Apiarium, sono dei cosmetici bio natural cosmetici, quindi cosmetici bio. Questa crema, vabbè, partiamo dal packaging come al solito, no? Perché ci vuole anche quello. È un prodotto made in Italy, di dove sono? Sono romani, sì, è di Roma, con olio di mandorle dolci, estratti di calendula, pappa reale e miele. Questa è la crema corpo biologica, vaniglia e mandorla. Il profumo è buonissimo e poi è una di quelle creme, no, dense, proprio dense, però si asciuga velocemente e lascia questo buon odore. Poi io, vabbè, vado pazza per le fragranze vanigliate, quindi assolutamente perfetto. Questo è 200 ml, non so neanche il prezzo perché appunto mi è stato regalato, comunque sicuramente, insomma, potrete dare un'occhiata sul sito se vi interessa. E sì, e poi questo packaging vintage è il barattolo di vetro. Un prodotto Lirac, come volete. L'ho fatto vedere con altri prodotti su Instagram, anche su Facebook, credo. Sì, l'ho condiviso anche lì, sì. Questo è il balsamo per labbra. Mi piace perché contiene acido ialuronico e idratante. Non trovo che sia proprio nutriente, ma idratante assolutamente sì. Per la nutrizione io continuo sempre a preferire comunque il Nux di sera, proprio perché trovo che sia anche più spesso proprio come consistenza. Questo è sicuramente idratante, come ho detto, viene in due versioni, questa è la versione trasparente, c'è anche una versione rosata che è molto carina sulle labbra ed è ottimo. Questo mi piace molto quando viaggio, quando magari sono in aereo, proprio perché no, magari non voglio sporcarmi le mani prelevando il balsamo dal vasetto, quindi questo è veloce. Quando sono in giro, appunto, durante il giorno, si riapplica facilmente. Ultimo prodotto, spero che non duri tanto questo video, perché ogni volta io cerco di tagliare ed essere veloce per cercare appunto di mettere più prodotti possibile. Allora, questo era stato usato dalla mia parrucchiera, l'aveva spruzzato sui miei capelli quando ero in Sicilia e ne approfitto per salutarla, quando ero nel mio paese. Mi ha spruzzato questo prodotto, a me piace, mi è piaciuto tanto e l'ho acquistato, l'ho preso su Amazon, magari qui sotto vi lascio il link diretto. Allora, la profumazione è molto buona, è un prodotto multiuso, la cosa sicuramente che a me piace maggiormente il fatto appunto che dia luminosità ai capelli e che nutra i capelli, e questo è di Paul Mitchell, si chiama Awa Pui, spero di pronunciarlo bene. Ed è tutto, come al solito spero che questo video sia stato utile e vi mando un grandissimo bacio. Ciao!